Intanto, ben trovati a tutti, questo è il mio canale, sono Emanuele Artibani. Questo video è la fine di tutto. La fine di tutto, la demolizione di qualunque video precedente. E ci sarà un colpevole. E ci sarà un colpevole. Allora, intanto vi invito a iscrivervi al mio canale, a cliccare sulla campanellina, ad iscrivervi sul mio gruppo Telegram, che è Attenti al Cane, dove annuncio e mando le iniziative. Dico già da ora che cominceranno degli appuntamenti adesso che siamo fuori pandemia, sapendo il lavoro che faccio con il calcio durante le soste di campionato. Se vorrete, ci vedremo, verrò in giro per l'Italia, qualora e se qualcuno lo ritenesse opportuno. Ma dopo questo video dubito perché oggi rappresenta la fine, la demolizione di tutto il canale. Cioè, con oggi viene proprio meno qualunque considerazione, anche che cioè, oggi ho preso coscienza che anche la demolizione umana del sottoscritto, immaginate un'esplosione atomica. Allora, chi mi segue ben sa che il canale è incentrato sulla cinofilia, in linea di massima, così a grandi linee, su cani di un determinato tipo. E all'interno di tutti i miei video c'è una caratterizzazione mia, che può essere simpatica, antipatica, che si basa su due o tre tasselli che considero pietre, che consideravo delle pietre miliari, proprio interiorizzando le mie personali. Cioè, io l'ho detto onestamente in video, io odio i cuccioli, odio i cuccioli. C'è un video che lo testimonia, più di un video, odio i cuccioli perché la fanno ovunque. Cioè, io detesto i cuccioli, la fanno ovunque. Proprio, cioè, tutte le volte ricomincia col seduto, col terra, lavora lì a destra. Cioè, è una cosa. Io i cuccioli, i cani preferisco prenderli adulti, compreso quando prendo le sole, che mi arrivano i cani senza pedigree. Ma questo è un altro discorso. Io i cani li preferisco prendere. Amo talmente i cani. Beh, è troppo bella questa. E allora dice: vabbè, odia i cuccioli. Qualcuno ha accettato questa considerazione del fatto che lui ammette che odia i cuccioli. Cioè, tu dici: guarda, ti faccio un regalo. Lui ama i cani, ti regala un cucciolo. No, no, non mi fino, no, no. Però c'è un però. Che oltre ad odiare i cuccioli, io ho sempre avuto una repulsione, che è il cavallo di battaglia di questo canale, che sono i pelosetti. Cioè, i cani, quelli piccoli. Poi ci sono i canari, che sono il mio nemico assoluto, cioè sono il mio male assoluto, ma di mezzo ci sono i pelosetti. I pelosetti cosa sono? Sono quelli che io per definizione ho sempre concepito come dei cani inutili. Cioè, tu li vedi, il cane da compagnia, dai, cane da compagnia. Il cane da compagnia che io dice il cane da compagnia, sempre detestato. Poi però succede una cosa, un giorno. Viene a mancare un mio cane e
poi purtroppo successivamente viene a mancare anche il mio caprino. Avevano raggiunto i limiti di età entrambe e i miei figli mi chiedono, con la compartecipazione e complicità di mia moglie, mi chiedono, cioè, mi fa male solo, mi chiedono un cuccio, un Jack Russell, l'ho detto. Ora non mi rompete che è un cane da caccia, non le voglio sentire queste cose, non le voglio sentire. Cane da caccia, per me cane da compagnia, cioè nel mio linguaggio urbano il Jack Russell è un cane da compagnia. E quindi arriva il giorno nel quale cedo e dico vabbè, e comincio a cercare un Jack Russell per allevatori sui 6-7 mesi, quindi che già la faceva fuori. Mi sgamano che, per la traduzione, per chi non fosse di Roma, i miei figli se ne accorgono, dice, no, lo vogliamo cucciolo, che per me equivale a una coltellata proprio qua. Quando mi hanno detto, non sono un cane così, no, pure cucciolo, pure che caga per tutta casa. Ma proprio, stavo proprio male, cioè, l'ho vissuta proprio male, dico no, Jack Russell, no. L'ultima cosa che speravo, vabbè, almeno a pelo liscio, in modo tale che non potrà mai essere un pelo setto. Lo vogliono pelo ruvido. Lo volevano pelo ruvido. Figli, tre figli, cedo alla moglie, comincio a telefonare per sapere quanto, e mi dicono il prezzo, sì, quanto, certe botte, cioè, perché io i cani li pago, con tanto dei bonifici, li pago, coi bonifici, carta parla, villa andorme, si dice a Roma, li pago, bonifici, compro sto cane, arriva il giorno della consegna del cane. Ora non mi da ridere perché penso al giorno e, arrivo al giorno del cane, mi dicono, guarda, mi dice l'allevatore, peraltro molto particolare, ma quel particolare che a me diverte, e mi dice te lo porto io, vabbè. Ora uno può essere esperto di cani quanto gli pare, però poi perde un po' la cosa. Mi porta il cane a casa, questo arriva con questa macchina e mi porta il cane a casa. Arriva, parcheggia, davanti a casa mia c'è una fontana, parcheggia. Io guardo dietro, il cane non si vedeva, cazzo, dove sta sto cane? Guarda, perché a un certo punto lo prendo, non so da dove, forse c'aveva in tasca, non so dove c'aveva, mi tira fuori sto coso così, no, ma così, sto Jack Russell così, che io lo prendo in mano, ed in questo caso, non come in altri casi, lo pago cash, viva il cielo, lo pago cash, cioè, quindi voi pensate, sto cane che impesava, non pesava, io lo guardo un po' pure mezzo schifato, come ma che ci devo fare con sto cane, perché chiudo l'occhio e gli do i soldi, perché dico, io non è possibile che sto pagando un coso così, sta cifra, io non la devo, io questa cosa non la posso mai raccontare a nessuno. Mai, premesso, già i miei amici lo avevano saputo, ma hanno comprato il cappottino da mettere addosso, premesso, chiaramente, amici di stadio, che quindi persone inadatte socialmente a questo, proprio per prendermi in giro, e, l'avevano comprato e poi me lo danno dopo, me lo daranno successivamente.
Ora, che succede? Che per arrivare dal parcheggio a casa devo fare delle scale, passo per il giardino in quel caso, e mentre camminavo, dicevo, ma tu guardate ma io che ce lo fa questo cane? Questo la farà dentro casa. Dentro di me suppongo del riuscire ad addestrarlo, dico vabbè, tutto sommato riuscirò in qualche modo ad addestrarlo. E guardate che questo video vi sembrerà lungo, ma è una confessione, cioè questa è una bomba atomica nella mia vita disastrosa, questa è stata un colpo, è una cosa, cioè potete fare tutto dopo questo, dopo questo vale tutto, vale tutto. Mentre faccio per andare tra scale e giardino per andare, me lo guardo e mi dà una prima occhiata così. E già là mi aveva mezzo spaccato il cuore. Io dico, guarda questo come guarda sto maledetto. Perché poi i cuccioletti si comprano con. Entro a casa, c'erano i miei figli, e all'epoca Bladi, la mia pastora disca che poi è venuta a mancare, io che faccio? Lo prendo, lo metto a terra che pesava niente, pesava, non pesava, lo metto a terra e lo annuso a Bladi, i bambini impazziscono, perché mia moglie impazzisce per questo cane, 3 minuti caga dentro casa, infatti, cioè, dico, impazzito io subito. Sì, è impazzito subito. E questo è stato l'arrivo del Jack Russell a casa di lui. Io ho sempre odiato nomi tipo cose, di vabbè, che faccio come nome? Almeno diamogli un nome che abbia un senso. Di pedigree si chiama Armando. Certo. Lo so che sembra barzelletta, di pedigree si chiama Armando, perché questo è il pedigree pagato, cioè pedigree Armando. Dico, vabbè, ma proprio di tanti nomi Armando. Ribattezzato dopo 2 o 3 minuti a casa, Nando. Parte la musica, vedi come balla Nando, tutto. La follia totale, scatenata la follia dentro casa mia, col cane. Col Jack Russell dentro casa. E questa è una parte della storia. Poi c'è un'altra parte della storia che io ho scoperto a 47 anni il valore del cane da compagnia. Io non lo conoscevo, io chiedo venia, io non lo conoscevo. Niente, mi ha strappato il cuore, ho cancellato vacanze, ho proprio, cioè, non mi, cioè, niente, la mia famiglia non si muove se non c'è Nando, fa quello che è inaddestrabile, cioè, poi, so che potrebbe fare qualunque cosa, ma non ci riesco, non riesco proprio perché mi fa ridere. Vi faccio un esempio, giardino, secondo me lui è convinto che dato che in giardino ci gioca, non deve sporcare in giardino, caga dentro casa, lo fa apposta. Cioè lui è convinto che siccome fuori gioca, dice vabbè, fuori gioco, siccome sono bravo, sporco dentro. E non riesco a fare, ha vinto su tutto. Cioè non riesco a fargli fare una sola cosa. Non c'è una sola cosa che io riesco a fargli fare, perché mi viene da ridere, perché poi lo guardo e ha questa cosa che, ma al di là di tutti questi aspetti che possono suscitare ilarità ho scoperto il valore vero del cane da compagnia. Lo so, adesso arriveranno messaggi che mi subisseranno di insulti. Me li merito tutti. Ma qualunque cosa mi merito, per colpa sua. Per colpa sua. Cioè, capite? Io per colpa sua mi merito qualunque cosa. Perché mi ha strappato l'anima, perché l'arrivo di un Jack Russell a casa all'interno di una famiglia
È una cosa che è cane da compagnia, non fai un metro, cioè tu non fai un metro che c'è lui, lui non è un cane, lui fa parte della famiglia. È una cosa così. Una volta mi sono addormentato sul divano d'estate, già l'ho raccontato questa cosa, era estate, mi sono addormentato sul divano col pinguino sparato addosso, quest'estate, col pinguino quello vero, sparato addosso. Lui, la mattina dopo, io congelato. Lui, sono andato a toccarlo, pareva un calippo, con la coda tutta rigida, si era raffreddato tutto, si era raffreddato. Io già vedevo la morte nera, capito, del cane che mi ha preso un infarto. Ragazzi, allora, io dopo questo video sono alla vostra berlina. È la fine di tutto. Mi dispiace. Tutto quello che ho detto sui velosetti, sui cani da compagnia, per quanto incredibile possano sembrare i pelosetti, a me il Jack Russell mi ha strappato il cuore. Che vi devo dire? Non so più che dire. Non c'è una sola cosa utile che sappia fare. Una. Non ce n'è una di cosa utile che sa fare. Anzi, una sì. Una cosa sa fare. Tutto. Perché quando vieni da tanti cani da lavoro, che sono in realtà la misura della compensazione che tu cerchi per mezzo di uno sport o per mezzo di chissà quale addestramento che in realtà vuole pagare solo delle tue, no, delle tue mancanze, ti rendi poi conto del valore che questi sorcetti hanno nella vita delle persone. Ed è un impatto, uno schiaffo sulla vita delle persone incredibile. Incredibile. Ti cambia completamente la percezione che si ha del cane. Tu dirai: è un cane quello e è un cane quell'altro. Sì, ma quella è una cosa diversa. Questo era un video di confessione, quindi io sono schiavo di Nando, che io ho ribattezzato, mi hanno fatto un video, sono sotto ricatto della mia famiglia, perché una volta rientrato a casa era talmente contento che io, Nando, mi è scappato piri 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 piri, da quel momento è diventato non più Nando ma anche piri piri. Quindi mi sono rincoglionito anch'io, quindi Nando è diventato piri piri. Altro non è che la mia rovina totale. Consiglio un Jack Russell, ora mi faccio serio, senza che entriamo nelle caratteristiche di razza, e magari questo è un video ludico per fare un mea culpa davanti ad una realtà. A volte ci sono cani ai quali non diamo peso, perché siamo abituati ai cani grossi. Io vedo dei video sul mio canale, il Torniak, cioè veramente, ti cani mastodontici, poi vedo lui e dico: consiglieresti un Jack Russell? Sì. Nel mio caso, Nando, è una di quelle piccole cose che di tanto in tanto capitano nel corso di una vita, in un mondo difficile dove raramente incontriamo belle cose, che mi ha oggettivamente cambiato la vita in un momento molto difficile. Quindi grazie a Piripiri, grazie a Nando, sfondatemi perché me lo merito, devo essere massacrato perché è giusto così, mi dovete sfondare, dai Nando, dai!